Rollini con fiocchi di orzo e farina di avena della marca Benesì, presi alla Coop l'altro giorno. I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. They skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh my, it's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed, we're the same. And we skip the small talk, cause you know me, yeah, you know me, like nobody else. Carolina, sembra di essere il cucù, entri e esci, cosa vuoi fare? Fa freddo, dai, entra. Ci vuole spazio, se no non entra. Che cavolo. Ragazzi, buongiorno. Allora, oggi ho risposto, anche se sono i primi minuti di video, a chi mi ha chiesto sotto al precedente video, no, sotto 2 video fa, come mai al mattino mi alzo così presto? Al mattino mi alzo così presto perché ho un mondo di cose da fare e quindi mi porto avanti, perché poi ovviamente come si sveglia la bambina, devo prepararla, andiamo all'asilo e poi nel pomeriggio devo andare a lavorare, quindi poi dipende, a volte è il pomeriggio, a volte inizio già dal mattino, dipende un po' anche in base a come va l'inserimento di Angelica della giornata. Oggi è una giornata freddissima, ho guardato più o meno le previsioni, perché sapete che io sono quella del meteo, che prima di mettere piede giù dal letto dà un'occhiata al meteo. E praticamente, cioè, crolleranno a quanto pare le temperature. Fino a ieri mi dava ancora 26 gradi per i prossimi giorni, invece non lo so, c'è stato probabilmente un aggiornamento. Quindi adesso vado a tirar fuori la felpina di Angelica e io credo che andrò di camicia a manica lunga, perché ieri mattina sono uscita in manica corta ma avevo un freddo cane, solo che poi vabbè, muovendomi bene o male mi sono scaldata, però comunque avevo freddo. E dato che oggi le temperature sono ancora più basse, mi metto una bella camicia a manica lunga, solo che mi sarei già vestita ora, perché mi sono già preparata e tutto quanto, però non posso vestirmi perché ho dimenticato i vestiti in camera in camera nostra, dove adesso dorme Angelica, e solitamente me li preparo la sera prima, però ieri sera ero troppo stanca e sinceramente mi sono proprio dimenticata. E quindi niente, adesso sono le 8:05, fra poco, ma vediamo se si sveglia da sola è meglio, perché se la sveglio io rimane più cattiva. Infatti l'altro giorno, il secondo giorno di inserimento, secondo me era ancora un po' così, perché no, si era svegliata da sola. Allora no, non è questo, era proprio scombussolata di suo. Cerco di fare in modo che si svegli da sola, vediamo. E comunque niente, diamo inizio a questa giornata, vi dirò che non mi dispiace che le temperature siano scese, perché sinceramente sapete che io detesto l'estate e non se ne poteva più di sudare, non se ne poteva veramente più. Buongiorno zia.
Io mi sono appena svegliata, adesso guardo un po' di cartoni, eh. Intanto mamma mi cambia il pannolino. Sì, Masha, amore. Guardate che bel pigiamino. Mi fanno impazzire questi pigiamini interi. Tieni, tieni il tuo pupazzetto, tieni. Oh, sì, amore, adesso ti cambio. Cosa vuoi? Palla? Sì? Palla? Palla. Come si dice? Grazie. Grazie. Comunque abbiamo tre codini. Volevo solo fare questa ripresa che testimonia che al momento... Cosa stai facendo, Angelica? Che al momento ha tre crodini. Ah, che belli i crodini di Angelica. Cosa stai facendo? Ma cosa fai? Dai, mettiamo la felpina e usciamo. Su, che siamo in orario. Forse ce la facciamo. Cosa fai questa... Boh. Il tempo di uscire non avrà più niente in testa. Ciao zie, noi andiamo all'asilo. Ciao ciao, ci vediamo più tardi. Le chiavi, sennò non riusciamo a uscire, non riusciamo a prendere la macchina. Vieni, Angelica. Andiamo all'asilo? Vuoi entrare? Eh? Dov'è l'asilo, Angelica? Eccolo! Vuoi entrare? Eh? Vuoi entrare? Sì? Sei sicura? Va bene? Andiamo, dai, andiamo a giocare con i bimbi. Ragazze, ho lasciato la piccolina, dovrei andare da Tigotà a prendere due o tre cosine che però mi servono veramente tantissimo. Solo che aspetto un attimo perché non vorrei che facciamo come l'altro giorno in cui poi le maestre mi chiamano subito e devo andarla a prendere. Perché se poi entro da Tigotà magari c'è coda alla cassa, non riesco a uscire subito. In teoria sembrava essere molto tranquilla, è andata tranquillamente in braccio alla maestra. Vediamo, adesso mi stanno mandando le foto, sta giocando con gli altri bimbi, quindi sembrerebbe che tutto fili liscio, però aspetto un po', vediamo. Devo andarla a prendere a mezzogiorno meno un quarto, quindi ne ho di tempo. Allora, approfitto di questo momento di calma per farvi una comunicazione che non ho avuto tempo di far prima proprio per una questione di tempo, di mancanza di tempo. È successo su YouTube un fatto che io sono tenuta, mi sento proprio tenuta a segnalare. Devo fare questa dichiarazione perché è stato tirato in ballo il mio nome, è stato scritto il mio nome e è stata diffamata la mia persona, nonché anche la mia parola. Allora, praticamente mi rivolgo a un fatto che è accaduto qualche giorno fa. È stato pubblicato un video da una mia collega youtuber in cui viene pubblicizzato il libro che vi aiuta a seguire un regime alimentare corretto per perdere peso. Un libro del quale vi ho parlato tantissimo anch'io perché mi sono trovata veramente benissimo. Per me è stata la svolta. Ho condiviso il mio percorso di perdita peso in maniera sempre pulita, trasparente. Sul mio canale YouTube c'è la voce playlist e c'è una cartella dove ho racchiuso tutti i video riguardanti la perdita di peso da un anno a questa parte. Salgo ogni volta sulla bilancia, vi mostro questo peso che scende. Inizialmente non avevo una dieta da seguire, poi mi è stata proposta questa collaborazione, ho avuto modo di provare questo libro e ha veramente cambiato la mia situazione. Ecco, vi ho parlato di questo libro in più occasioni poco prima dell'inizio dell'estate e qualche giorno fa. Cosa è successo? È successo che appunto lo stesso libro è stato pubblicizzato da una mia collega. Il problema è che si sono verificati una serie di polemiche al di sotto del suo video in cui appunto è stato scritto chiaramente il mio nome a caratteri cubitali, dove si mette in dubbio la validità delle mie parole nonché quelle della mia collega, perché a quanto ho letto questa persona non sembrerebbe, secondo chi la segue, che abbia perso peso realmente per il libro, ma per una serie di cose che ha fatto, una serie di metodi che ha utilizzato appunto per perdere peso, e poi ha presentato questo libro come lo strumento che l'ha aiutata a perdere peso. Oltre appunto a
attaccare la youtuber in questione, sono stata attaccata anch'io da diverse persone. Poi non capisco perché non sia accaduto niente sotto i miei video, ma la gente è andata sotto i video di quest'altra persona. Probabilmente, non so, non lo so, sinceramente non riesco a darmi una risposta. E praticamente il mio percorso, che è sempre stato un percorso pulito, trasparente, che io ho condiviso con voi da un anno a questa parte, è stato paragonato al percorso di questa persona. Nonostante io abbia comunque avuto un atteggiamento onesto, e cioè evidentemente onesto nei vostri confronti, queste tizie hanno pensato di paragonare me al comportamento e al percorso di questa persona. Allora, lasciamo perdere chi ha scritto questi commenti fino a un certo punto, lasciamo perdere, perché forse hanno difficoltà di comprensione. È stato scritto che è normale che io abbia perso 17 kg perché ho una bimba piccola e un lavoro. Cosa significa? Se tu ti strafoghi dalla mattina alla sera, anche lavorando, anche avendo una bimba piccola, se mangi male, se mangi cose molto caloriche, il movimento dovuto alla bimba piccola al lavoro possono aiutarti, ma non più di tanto. Io non faccio tantissimo movimento, ho la macchina, uso quasi sempre la macchina, quindi sì, sicuramente un pochino di aiuto me l'hanno dato, ma contate che comunque io non faccio palestra, non vado a correre, non faccio in generale attività fisica, se non qualche esercizio che appunto cerco di fare da me in casa, quando ne ho il tempo. E comunque sì, a parte queste persone, la cosa davvero spiacevole deriva dal comportamento di questa mia collega, perché ha lasciato i commenti diffamatori nei confronti miei, però ha provveduto con molta cura e attenzione a cancellare invece i commenti che mi difendevano, che sono stati scritti dalle persone che realmente mi seguono, realmente hanno visto il mio percorso da un anno a questa parte, che è iniziato, ripeto, senza l'aiuto del libro, ma poi iniziando a utilizzare il libro, ho avuto una svolta, una perdita di peso più rapida e ho ottenuto dei risultati migliori. E cioè, ha proprio provveduto a cancellarli lei di sua spontanea volontà. Perché vi dico questo? Perché anche di questo ho le prove, perché una delle persone che sono venute che mi hanno difesa mi è venuta a scrivere privatamente in Instagram dicendomi: guarda che io ho scritto un commento in tua difesa e la creatrice del video ha cancellato immediatamente il mio commento. Allora io dico, se tu sei in buona fede, ci può stare che ti sfugga un commento, però con mia azione ti sfuggono quelli diffamatori nei miei confronti, ma riesci a vedere bene gli unici, che poi erano due, non è che erano tanti a difendermi, che mi difendono, spariscono, gli altri rimangono. La cosa peggiore è stata che la youtuber in questione ha fatto poi una dichiarazione in cui dice: noi siamo pagate per pubblicizzare e dobbiamo seguire un copione. Ora, dicendo determinate parole, con il fatto che il mio nome sia stato scritto al di sotto del suo video e sia stato oggetto di notevole polemica e diffamazione, tu automaticamente mi metti in mezzo, perché se non ci fosse stato il mio nome, ognuno può fare il cavolo che vuole, beh, non mi interessa. Allora, questa dichiarazione è a tratti vera, ma fino a un certo punto è stata esposta male. Dicendo una frase del genere, tu fai capire anche che io ho in realtà intascato dei soldi, quindi ho mentito alle persone solo perché mi sono intascata dei soldi. Allora, io penso che ognuno debba parlare per sé. Io ho sempre, ripeto, condiviso il tutto in maniera trasparente e pulita e non accetto di essere messa in mezzo a questo teatrino veramente ridicolo. Il problema vero qual è stato? È stato che purtroppo nei miei confronti, da parte delle mie colleghe qua su YouTube, ci sono diverse provocazioni, ci sono diverse frecciatine, alcune me le perdo perché sinceramente non ho il tempo, neanche volendo, di star dietro a queste fesserie, altre proprio le ignoro beatamente perché comunque, cioè, chi se ne frega, voglio dire, io mi faccio il mio, la mia vita strapiena, incasinata, non ho la possibilità di stare dietro a queste fesserie da bambini delle elementari, nonostante comunque
si tratti di persone adulte dai 40 ai 50 anni. C'è anche una tizia coinvolta in questo gruppetto che ha circa 35 anni, credo abbia 35 anni. In passato sapete che è nato un gruppetto nei miei confronti, il gruppetto si sta riformando, iniziano nuovamente, sono ricominciate da tempo le frecciatine, i doppi sensi, però le ignori perché comunque fanno capire che tipo di persone sono. Però in questo caso la situazione è veramente grave, perché io ho sempre agito in maniera pulita e trasparente, sono qui sopra tutti i giorni, io ho veramente provato quel libro, veramente mi ha aiutato e veramente lo reputo valido. È vero che comunque c'è un contratto che tu devi firmare e l'azienda ti dà delle linee guida da seguire, dove praticamente ti indirizza a evidenziare le caratteristiche del prodotto. Parlo di qualunque tipo di azienda, perché magari io potrei focalizzarmi su un aspetto e lasciare in secondo piano un aspetto che invece è molto importante, una caratteristica molto importante del prodotto. In questo caso l'azienda ha detto, sottolinea che è un piano alimentare sano che ti porta sì alla perdita di peso, ma non è una dieta, sottolinea che comunque ti insegna un'alimentazione sana, che una volta che tu hai imparato quali sono i cibi buoni e i cibi cattivi, tu veramente poi perdi peso perché impari a mangiare, mangi, non fai la fame come accade nelle diete, cioè ti danno delle linee guida. Non è che c'è un copione che io devo seguire, anche se il prodotto fa schifo, io ve lo devo far passare per un qualcosa di valido. Mi dispiace, appunto, ripeto, che avendo lavorato io in maniera onesta, pulita e trasparente, sono stata paragonata all'operato di quest'altra persona che, a quanto dicono le sue follower, avrebbe utilizzato altri metodi per dimagrire. Non lo so poi io, perché sinceramente non è che mi guardo i suoi video, cioè non ho neanche il tempo di guardarmi i video che mi piacciono, quindi figuriamoci. E quindi sulla base di quanto accaduto io ho deciso che non collaborerò più con questa azienda. Mi dispiace veramente tanto, perché comunque a me quei soldini facevano comodo, sono sincera, cioè a chi non fa comodo ricevere un'entrata in più, però comunque penso che la dignità e la faccia che ci metto abbiano più valore rispetto a un gruzzoletto di soldi che mi intasco. Non riesco a capire con quale criterio le aziende scelgano noi per rappresentarle. Il fatto veramente di aver cancellato solo i commenti che mi difendevano e aver lasciato tutti gli altri è veramente raccapricciante, cioè è veramente pietoso, veramente pietoso. Però è così, non c'è nulla da fare e pazienza. Però ho potuto, nel mio piccolo, nella mia posizione, prendere una decisione, e quindi ho deciso che io non voglio essere paragonata a persone che non sono pulite e trasparenti, ecco. Il problema è che per screditare me, pur di screditare me, è stata screditata anche l'azienda. È stata screditata anche l'azienda. Cioè, tu vai a far perdere il valore anche al prodotto, non soltanto a me. L'obiettivo principale è quello di screditare me, perché comunque queste frecciatine, queste continue provocazioni dove si dice dobbiamo mostrarci come siamo veramente, con i capelli sporchi, con il trucco sbavato, senza trucco, perché questa è la verità, l'avere la pancia, questa è la verità. Ma la verità che cos'è? La realtà è non lavarsi? Per me no, io al mattino mi alzo, mi lavo, pulisco in casa, mi trucco perché mi piace essere così. Tu vuoi rimanere con i capelli sporchi, tu vuoi rimanere con la pancia, fai quello che vuoi. Pancia ne ho tantissima anch'io, perché nonostante abbia perso peso ho ancora tanto peso da perdere. E quindi, cioè, se tu vuoi rimanere sporca con i capelli sporchi, rimani. A me piace lavarmi, mi piace sentire il profumo di pulito, mi piace truccarmi, perché io ho questo tipo di abitudine. Ognuno faccia quello che vuole, però piantatela veramente di rompere le scatole, piantatela, fatevi i vostri video. Sono sempre le stesse poi, perché io sono anni che parlo, che dico, c'è la mente di tutto che manovra, che però è nell'ombra, è scomparsa, non si sa più che fine abbia fatto. E poi ci sono tutte le pedine strafottenti che si espongono, che poveracce, cioè
siete messe veramente male, perché vi fate voi la figuraccia. La cosa che però vi giuro mi dà più soddisfazione e che mi consola in un certo senso è che diverse persone mi siano venute a scrivere i nomi dei componenti di questo gruppetto che si sta riformando, perché hanno notato questi comportamenti strani, queste battutine, queste provocazioni, perché poi tutte dicono la stessa cosa, tutte lanciano più o meno lo stesso tipo di frecciatine, cioè io non ho fatto nomi, anche perché per legge non si può, però sono state loro a venirmelo a scrivere, ho capito che c'è questo collegamento e mi hanno citato, ma vi giuro, diverse persone, quindi questo mi dà veramente un po' di speranza nell'umanità, non so. Comunque, niente, aspettiamo e mi sa che vado da Tigotà a questo punto. Ragazzi, buonasera. Allora, non ci siamo più visti perché oggi è stata una giornata tostissima. La mia faccia dice tutto. Allora, a Lido è andata bene. Angelica è stata tranquilla. Ha avuto soltanto un attimino un po' una specie di pianto, un momento di tristezza, perché sono arrivate tutto un gruppo di mamme a prendere i bimbi prima che arrivassi io, lei mi ha cercata, non mi ha visto e quindi ha iniziato un po' a piangere, però l'hanno presa in braccio e si è ripresa, poi si è distratta con i giochini, quindi è andata molto bene. Domani proviamo a fare 2 ore, vediamo un po'. E poi, dunque, ho passato la giornata in macchina a guidare, sono esaurita, cioè io detesto guidare, poi a Torino è una cosa tremenda, ma anche fuori sinceramente, perché mamma mia, oggi c'è un sacco di traffico, non so se ci fosse qualche sciopero dei pullman, non lo so, cioè, c'era il mondo e sono arrivata a casa, ho dovuto sdraiarmi perché ero veramente distrutta. Poi comunque, a parte tutto, abbiamo comprato la stufa pellet, alla fine abbiamo scelto appunto la stufa pellet per una questione di comodità, mi sono serviti tantissimi i vostri consigli, quindi vi ringrazio, sia per la questione della programmazione, sia proprio per la questione di praticità in tutti i sensi. La nanetta apre il congelatore, dobbiamo mettere un blocco perché si va a prendere la cipolla o l'aglio congelati e se li vuole mangiare. Oh! Stasera. Cozzetta. Aspetta, aspetta che la prendo. Stasera dovevamo uscire con i nostri amici, ma abbiamo dovuto annullare perché dovevamo festeggiare il compleanno. Ma abbiamo dovuto annullare perché a causa dell'inserimento di Angelica che richiede di andare tutta la settimana, io non pensavo, perché pensavo che ci facessero fare l'inserimento solo nei giorni in cui è prevista la frequentazione del baby parking, invece no, ci hanno detto che loro l'inserimento lo preferiscono fare tutta la settimana e quindi siccome domani mattina ci dobbiamo alzare presto abbiamo preferito evitare, anche perché lei è molto molto stanca, anche se adesso mi sta trascinando in giro per tutta casa. E comunque niente, io vi mando un bacio grande e ci vediamo nel prossimo video. Ah sì, per quanto riguarda la stufa pellet, occorrono, guardate quella, il soprammobile puccioso, occorrono circa 15 giorni lavorativi, ci vuole un po' perché il modello che abbiamo scelto ovviamente, perché sì, non è disponibile in negozio. Un bacio grande, ci vediamo al prossimo video, ciao!